Ciao a tutti, Dream Like Moon vi dà il benvenuto al primo episodio di The Sims Medieval, Nobili e Pirati. La volta scorsa, nell'episodio 0, abbiamo creato e conosciuto la nostra regina, Lady Frida, che con un viaggio indietro nel tempo si è ritrovata in The Sims Medieval, appunto in epoca medievale, dove appunto è andata in missione perché l'impero di un suo lontano avo, Lord Ludovico, che era il re dell'impero precedente, quello della stagione 1, è stato distrutto da una piccola guerra, ma nulla, cioè una scaramuccia proprio, tra i nobili e i pirati. I nobili di Tredone, mi pare, e i pirati di Arbiville. Vediamo, sì. Sì, esatto, consorzio della Gilda di Tredoni e Pirati di Arbiville. E cosa è successo praticamente in passato? Lord Ludovico aveva due figli, una figlia legittima, la principessa Lydia, se vi ricordate, e un figlio illegittimo, che poi è appunto l'avo di Frida, Sole, che quando diventarono adulti ebbero, diciamo, qualche disaccordo a proposito di chi fosse il reale erede di Lord Ludovico, solo che la principessa Lydia aveva molti amici tra i nobili di Tredoni, mentre Sole aveva delle amicizie tra i pirati di Arbiville, e praticamente tra queste due fazioni è scoppiata la guerra. Erano due regni, tra l'altro, conquistati, quindi facenti parte di Sacro Impero Rossignano, e a causa di questa guerra tra le due fazioni che supportavano i due fratelli, cioè una fazione supportava Lydia, l'altra supportava Sole, ci fu questa guerra che cancellò, distrusse proprio Sacro Impero Rossignano, e quindi adesso Frida è arrivata ad antiche rovine per cambiare il passato e avere quindi un futuro migliore. E quindi la guerra poi è andata avanti, anche se Lydia e Sole sono morti già da tempo di vecchiaia, però appunto questa guerra non ha ancora fine, anzi sta ricominciando, anche se il regno è stato distrutto proprio adesso, per cui Frida si è portata in questo preciso punto della storia per cambiarla. Per cui i pirati di Arbiville e il consorzio della Gilda dei Tredoni si stanno guardando in cagnesco. In qualsiasi momento potrebbe scoppiare la guerra. Solo un sovrano forte e saggio potrà assicurare una pace duratura nel regno. Sarà Lady Frida questa regina? Ma io penso proprio di sì. Per cui l'abbiamo già creata, cioè il primo eroe, prima eroina meglio, e possiamo già cominciare con la prima missione. Io direi che ci buttiamo sulle missioni direttamente belliche, che sono queste. Lady Frida dovrà mettere pace tra le due fazioni, eventualmente parteggiando per una delle due. Io ho già in mente quale delle due, però vabbè, lo vedremo strada facendo. Le missioni belliche, appunto, stavo dicendo, sono quelle contrassegnate con questa icona, per cui cercheremo di tenerci il più possibile su queste missioni, perché con queste missioni, completando queste missioni, che potremo completare l'aspirazione di pacificazione. Per cui andiamo subito a fare la prima, mareggiate minacciose, preludio della guerra, per cui la guerra ancora non è scoppiata. Diciamo, si erano calmate le acque, ma adesso c'è di nuovo questo preludio alla guerra che tutti possono respirare. Sulla spiaggia di Sacre Orvine sono approdati i rottami di una nave e un sim superstite del terribile attacco che l'ha affondata. È solo una delle tante navi colpite da disgrazie in mare aperto, oppure il pericolo sta strisciando verso il regno? Io direi questa cosa. Per cui approccio. In altre missioni avremo più approcci disponibili da selezionare, però in questo caso abbiamo solo il marinaio naufragato. Requisiti del gruppo: dobbiamo giocare con il monarca, e completando questa missione a livello platino, io guardo sempre il platino, guadagneremo 40 punti risorse, 750 simoleon per Frida e 1600 punti esperienza. Guadagneremo anche un aspetto, un punto meglio di
di difesa e uno di conoscenza. Adesso andiamo a guardare meglio queste cose. Per cui dobbiamo indagare con Frida sul misterioso naufragio al largo della costa di Sacre Rovine. Prima che mi dimentichi, vi spiego, o meglio, rispiego questa cosa. Il nostro regno ha quattro tratti, se così possiamo definirli: benessere, sicurezza, cultura e conoscenza. Noi abbiamo qua degli spazi riempibili che poi aumentano con l'aumentare delle missioni. E se li riempiamo, adesso sono totalmente vuoti, aumentiamo appunto uno di questi quattro aspetti. Più aumentano e più sono sbloccabili delle interazioni tra i sim, per cui più benessere c'è e più salute ci sarà tra i sim. Al contrario, sempre per esempio, un benessere basso vuol dire che sim infetti, per esempio, adesso vagano nel regno. E questo è solo un esempio delle tante cose. Poi abbiamo la notorietà, per cui è la fama che ha la nostra regina. Un regno con notorietà alta può andare in missioni per annettere altri territori. Le risorse invece sono i punti che ci permettono di costruire nuovi edifici. Per esempio, per costruire una caserma e metterci un cavaliere, dobbiamo avere 10 punti risorse, che al momento non abbiamo. Dobbiamo acquisirli completando le missioni. Per cui, tornando alla nostra missione, mareggiate minacciose, per cui a livello platino guadagneremo un punto di sicurezza e uno di conoscenza. Per cui andiamo. A Sacre Rovine stanno succedendo cose strane, dice Lady Frida. Certo. Per cui cominciamo questa prima missione e vai. Ecco qua la nostra Lady Frida. Carina. La sala del trono, così. Sembra più piccola rispetto a quelle precedenti. Lady Frida si stava recando alla spiaggia per incontrare Ruffino, il consigliere reale. Qualche ora prima un marinaio era approdato sulla riva assieme ai rottami di una nave. Lady Frida sperava di riuscire a capire cosa era successo in alto mare. Bene, per cui qua abbiamo i nostri compiti relativi alle missioni, per cui dobbiamo ispezionare i rottami sulla spiaggia. Dobbiamo completarli entro un tot di tempo prima che succeda qualcosa di negativo. Questo è l'indicatore di concentrazione: più i sim sono concentrati, più il rendimento della missione sale. Adesso a livello argento medio, per cui più l'indicatore è basso, per cui più è deconcentrato e più il rendimento della missione scende. Se sale, ovviamente completiamo la missione a un livello più alto. Comunque sono cose che vedremo strada facendo. Poi facendo compiendo delle determinate azioni possiamo attribuire, diciamo, all'eroe con cui stiamo giocando delle emozioni che vanno a influire sulla concentrazione. Comunque, vabbè, questa spiegazione mi rendo conto che è abbastanza cioè poco chiara, no? Vedremo il tutto strada facendo, per cui bene, mi piace questa disposizione. Abbiamo qua la sala da pranzo, qua abbiamo la stanza della regina, per cui la mappa tattica, il tavolo da scrittura, dove scrivere leggi, eccetera, eccetera. Andando al piano di sopra abbiamo, bella questa stanza, mi piace. Poi qua abbiamo un salottino, bello, bello, mi piacciono i mobili, bello, bello, bello. E qua abbiamo un bagno. Beh, io direi che questo castello è già stupendo in pratica. Sistemati. Giusto così vi faccio vedere il fatto che compiendo delle azioni poi guadagneremo degli stati emotivi che influenzeranno la concentrazione. Per cui adesso Lady Frida si sta sistemando allo specchio. Fatti vedere, cara, se riusciamo. La visuale in questo gioco è un po' strano, è stile casa delle bambole. Che faccia mi fai, per favore? Sì. Sei bella? Se fai quelle smorfie, no, non sei bella. Per cui abbiamo attraente, si sente attraente, per cui concentrazione più 10 per 4 ore, arredamento completo, per cui le piace la stanza, concentrazione più 10 e comodamente al fuoco per il calore del fuoco. Concentrazione più 5 per mezz'ora. Molto bene, adesso l'ha anche fatta, per cui non ci dice niente. Vabbè, andiamo al porto, cominciamo, per cui vai al luogo. Questi sono gli indicatori che ci portano direttamente sul luogo dove dobbiamo fare le azioni richieste dalla missione. Per cui tu
Tutti i naufragi sono destabilizzanti, devo impegnarmi a scoprire la causa. Seguiamo Lady Frida. La seguiamo, bella bella. Se mi fai quella faccia spaventi tutti, te ne rendi conto? No, eh? Va bene, andiamo anche un po' più veloci. Oh, e sono arrivate anche le responsabilità quotidiane. Dobbiamo promulgare un editto e ascoltare tre petizioni. Arrivano tutti i giorni alle 9 del mattino. Abbiamo un tot ore per completarle. Sono i lavori, diciamo, collegati al ruolo dell'eroe. In questo caso, essendo una monarca, deve promulgare un editto e ascoltare tre petizioni. Poi chiaramente cambiano a seconda dei giorni. Sembra che abbiano frugato i rottami trovando quel povero marinaio malandato. È ancora svenuto, vedo. Ruffino, il consigliere reale, dove sei? Voglio un resoconto sulla situazione. Esatto, maestà. Le guardie hanno ispezionato scrupolosamente i rottami e possono fornire ulteriori dettagli se volete ascoltare. Il marinaio è vivo, ma non ha ancora ripreso i sensi. Come posso rendermi utile? Molto bene. Come può rendersi utile? Dai a Ruffino, il consigliere reale, i suoi ordini. Ruffino, dove sei? Eccolo qua. Per cui, rianima il marinaio. Ho bisogno subito di informazioni, direi. Avrei anche potuto scegliere l'altra cosa. Torna al castello e convoca i nostri esploratori. Ma direi di no. Cerchiamo di rianimare il poveraccio che tra l'altro non vedo. Ah, eccolo qua. Sì, mia signora, vedrò cosa si può fare per risvegliare il nostro ospite se mi ha annegato. Poi qua chi abbiamo? Ah, è rinvenuto. Dove sono? Sono morto? Lady Frida, presto, il marinaio si sta risvegliando. Lo vedo. Chi abbiamo qua? Vladimir. Una guardia, Kenna la guardia, Rosalinda la guardia, alcune guardie qua. Un modista Clayton, che non si sa chi cavolo è. Che dobbiamo fare? Parla con marinaio naufragato. Ah, è proprio nome e cognome. Per cui interroga sul naufragio. Frida, dove sei? Che strano avere Frida qua. Però è troppo somigliante, cioè mi dà proprio l'idea di essere lei. Sono ancora in vita, sia lode al guardiano. Eh sì, grazie a me se sei ancora in vita. Non è vero, facciamoglielo credere. Non ho potuto vedere bene i nostri aggressori. Ci hanno colpiti nel cuore della notte. Prima di potermi rendere conto di quel che stava accadendo, ero già mollo nell'acqua nera e gelida, mentre la nostra nave stava bruciando. Avevamo una ciurma di 30 uomini. Ti prego, devi salpare per cercare i superstiti. Va bene. Per cui salpa per cercare i superstiti. Però dobbiamo fare queste cose, per cui io farei. No, beh, possiamo già salpare, tanto abbiamo 13 ore e 15 ore per queste cose. Per cui salpiamo subito, vai al luogo. Che situazione terribile, chissà se le guardie hanno scoperto qualcosa ispezionando i rottami? Mi conviene recarmi subito lì se voglio trovare qualche superstite. Tesoro, che stai facendo? Come non è possibile? Perché? Salpa per cercare i superstiti. Cerca il relitto e i superstiti. Da brava, vai sulla nave, ti prego. Posso anche farti una foto decente? Se ci riesco, per favore. Bene, buon viaggio, Frida. Noi ti aspettiamo qua. Qua che. Chi c'è? Alice e il lupo di mare. Nella stagione scorsa il lupo di mare era una certa Natasha, se non ricordo male. È carina. Sta richiamando il suo pappagallo, penso. Esatto, eccolo qua. Un'ara Macao. Ce l'avremo anche noi un pappagallo prima o poi. Bene, direi che possiamo attendere Frida. Poco dopo aver salpato, Lady Frida e la sua ciurma incapparono in una fitta nebbia. Avanti piano, fate attenzione ai detriti in acqua. La nebbia avviluppò la nave e tutti gli occhi si fissarono sull'acqua mentre la cappa bianca sfatava l'impressione di avanzare in una direzione qualsiasi. Relitti a pro rabia, sul lato di dritta. Bene, abbiamo trovato dei relitti.
Dalla nebbia emerse un panorama spaventoso di corpi martoriati dagli squali, aggrappati ai rottami che indicavano la tomba del destino luminoso in mare aperto. Qui non ci sono superstiti. Viriamo di bordo e torniamo a Sacre Rovine. Mentre la nave puntava verso casa, il vento iniziò a intensificarsi e la nebbia a dissiparsi. All'improvviso si udì un colpo di cannone e un enorme spruzzo d'acqua si gonfiò accanto alla nave di Frida. Nave nemica in avvicinamento! Fuori tutte le vele! Preparate i cannoni nel caso che provi a inseguirci! Dopo un altro colpo di cannone che mancò di poco il bersaglio, la nave nemica ammainò le vele e rimase nascosta nella nebbia. Lady Frida e la sua ciurma fecero ritorno a Sacre Rovine, chiedendosi a chi appartenesse la nave misteriosa. Me lo chiedo anch'io. Per cui è quasi tornata. Eccola qua. Purtroppo la maggior parte di queste cose sono dei black hole, fondamentalmente, per cui non possiamo seguire Frida. Sì, è open world, stile The Sims 3, ma fino a un certo punto, cioè con dei black hole. Il mare è sempre stato pericoloso, ma un'aggressione del genere non può restare ignorata. Conferirò con Ruffino il consigliere reale per decidere il nostro corso di azione. Ma prima, cosa dirò a Edgardo della sua ciurma? Ah, si chiama Edgardo, quindi. Molto bene. E tesoro, devi dirgli che dobbiamo riferire le scoperte. C'è poco da fare. Abbiamo trovato la tua ciurma, non c'erano superstiti, oppure non abbiamo trovato alcuna traccia della tua ciurma, forse c'è ancora speranza. Non dargli false speranze, dai, ti prego, Frida. Non essere così cattiva. Io intanto scatto foto. Ormai mi conoscete se seguite gli altri miei let's play. Com'è andata? Hai trovato i miei compagni di navigazione? No, purtroppo no. Dobbiamo dargli questa pessima notizia. Mi dispiace. Lo temevo. Grazie di tutto il lavoro. Beh, prego. Adesso dobbiamo raccontare a Ruffino della nave nemica. Per cui torniamo a palazzo. Vai a casa. Mi dispiace per Edgardo, ma al momento non si può fare nulla di utile. Devo tornare al castello per incontrare Ruffino e dirgli cosa è successo in mare. Ruffino. Sa tanto di ruffiano, povero. Beh, essendo il consigliere reale, forse un po' ruffiano deve esserlo? Sei più spaventosa del previsto, Frida. È un'espressione che fa un po' paura. Nel caso non eri così. Bene, prima però di conferire con Ruffino, io direi che promulghiamo un editto, o almeno ci proviamo, per cui andiamo qua. Chi è tutta questa bella gente? La zitella? Boh, tenente? Modista? Vabbè. No. Proponi un editto? No, guarda... No. Proponi un editto. Guarda la situazione politica, non ce ne facciamo niente. No. Proponiamo un editto, più che promulgarlo. Si fonda tutto l'esubero della riserva aurea di Tredoni per dorare le armi e le corazze appena realizzate, per cui aumentiamo la fedeltà di Craftol, ma diminuiamo quella di Tredoni, oppure vara un programma ufficiale di apprendistato per tutte le professioni a Craftol. Io direi che Tredoni cerchiamo di tenercelo buono, per cui vara un programma ufficiale di apprendistato per tutte le professioni a Craftol. Proponi. Guarda tutti gli editti proposti, per cui vediamo... Ah no, scusate. Rileva il supporto all'editto, mi sbaglio sempre. Quindi questo è il ritardo, questo anche. Qua abbiamo due votanti. Ed è quello che in caso vincerebbe, per cui se vogliamo promulgare un editto dobbiamo votare per quello più votato. Imponi l'obbligo di sigilli reali per chiunque lavori il castello. Ah, bello, vabbè. Chiamo a votare. Voteremo per quello, ovviamente. Qua abbiamo le nostre... tutte le nostre cose, il nostro inventario, per cui imponi l'obbligo... E ovviamente ci costa la fedeltà di Craftol, ma vabbè, editto approvato. Dovevamo farlo e purtroppo... Ok, una l'abbiamo assolta, adesso ci resta ascoltare tre petizioni, cosa che adoro, richiama la corte, perché dobbiamo richiamare la corte sedendoci sul trono e poi aspettare che arrivi la gente a chiederci un favore. E noi possiamo dire sì, no e tante altre belle cose. Bellissima questa immagine di Frida. Dai, non fare l'annoiata.
Lo so che magari era più interessante restare nei Sims 4. Che altezzosa. Va bene, nel frattempo vi stavo spiegando dell'inventario. Qua abbiamo non solo le cose che raccogliamo in giro, o che compriamo, eccetera, eccetera, ma anche l'attrezzatura riguardante il nostro lavoro. In questo caso il monarca, per cui abbiamo uno spadone e una cotta di maglia. Chiaramente possiamo acquistarne di migliori nel corso del tempo, però dobbiamo tenere in conto dei fondi, chiaramente. Abbiamo solo 1000 simoleon d'oro. Ma arriva questa gente a chiedere dei favori o fa finta? Vabbè, attendiamo, Frida, che vuoi che ti dica? Chiama per avere cibo? No, non mi sembra il caso. Chiama il consigliere. Vabbè. Arriva qualcuno? No. Se ne fregano tutti. Ma cosa state facendo tutti qua? State guardando il duello con la spada? Chi è che si sfida? Robaldo, il fabbro di Craftle e Garifredo, il principe dei mercanti di Tredoni. Bene, già si fanno la lotta questi. Oh, è arrivato qualcuno. Alzati, Lorelai la bonazza. Bonazza è da vedere, tutto da vedere. Infatti non mi sembra così bonazza la tipa. Vabbè, oh grande signore, signora. Ma vabbè, mettiamo che non esistevano gli occhiali, tu abbia qualche problemino di vista. Nella mia fattoria ho disotterrato questo scrigno pieno d'oro e il conestabile esige che lo devolva al regno. Devo farlo? La mia fattoria cade a pezzi e il ritrovato mi permetterebbe di piantare nuove messi. Ma sì, l'oro è tuo, cioè, facci quello che vuoi. Grazie, Vostra Altezza. Quando giungerà il tempo del raccolto, porterò al castello uno staio delle mie messi migliori. La popolarità del tuo sim è enormemente aumentata. Ora è apprezzata nel regno. Va bene, prima petizione fatta. Avanti, prossimo, che io mi sto scocciando anche più di Frida a questo punto. Tra un po' avrà fame, per cui dobbiamo anche. Sì, dobbiamo farla anche mangiare. Magari chiameremo il suo servo. Ce l'abbiamo un servo? Servo? No, questo è tenente. Lorelai. Ah, Gwendalina, la servitrice. Bene, più tardi ci preparerà qualcosa da mangiare. Qualcun altro? Modista? Non è che. Vabbè, lasciamo stare. È arrivato qualcun altro. Ah, modista Clayton. Bravo, hai capito l'antifona. Sì, dimmi tutto. Vostra Altezza, le condizioni di lavoro nei campi sono deplorevoli. I vostri sudditi lavorano a lungo e duramente, traendone un misero ricavo. E il morale sta precipitando. Credo che dovremmo regalare ai lavoratori un delizioso cesto di frutta per migliorare il morale. In questo caso, ottimo. E dargli la frutta ci costerebbe 50 simoleon, se no niente da fare. Ma no, dai, lei è buona e altruista. Avremo eroi più spietati. Quale generosità, Vostra Altezza! Con tutti questi simoleon d'oro potremmo addirittura permetterci 5 grappoli d'uva invece dei soliti 4. Però la popolarità è notevolmente aumentata. Ora è piuttosto popolare fra la gente. Tu, altra petizione, Meldina? La zitella? No, eh? Qualcuno? Te Bonazza, l'hai già fatta la petizione, per cui torna a casa, grazie. È un po' rovinata questa parete, magari potremmo migliorarla, quello sì. Bene, mi piace questa sala del trono. Mi piace parecchio. Qua la gente si prepara cibo come se fosse a casa propria, ma vabbè. Oh, Meldina, brava Meldina, dici tutto. Cos'è che ti turba? Vostra Altezza, i vostri consiglieri prevedono un forte aumento della richiesta di latte caprino. Potrebbe essere il momento opportuno per aumentare la tassa sulle capre? Capre tassate? Niente tasse. No, non intendo approfittare del bisogno di generi essenziali. D'altronde il regno deve essere ricostruito, per cui niente tasse. Ma certo, in effetti abbiamo già dibattuto questo punto. Non è il caso di tassare a oltranze il latte. La popolarità è notevolmente aumentata. Molto bene, grazie. Abbiamo fatto questa cosa. Frida, schiodati. Chiamiamo la servitrice se c'è in giro. Possiamo farlo anche su di lei. Chiama per avere cibo.
Elfa! Cibo, per favore! Adesso che può permettersi di fare questo, Silia di Frida, ti procurerò subito del cibo e che sia buono. Adesso che può permettersi di avere qualcuno che fa le cose per lei. Ragazza, non è il caso che ti lavi? Guentalina, che schifo, mi prepari il cibo tutta puzzolente. Questa cos'è? Farinata. Gliela lascio a chi voleva mangiarsela. Di certo lei non la toccherà. La farinata non costa niente da mangiare, ma è anche un piatto cattivo, per cui dà una concentrazione negativa, uno stato umorale negativo. Sì, lo so che hai fame, un attimo. Chi è? Nervasco il contadino. Te la mangi tu la farinata? Ma mi hai preparato farinata? No, zuppa di trota, molto bene. Il re è fortunato perché ha cibo gratis grazie ai servitori, non deve procurarsi gli ingredienti. Dov'è che vai a sederti? Ah, lì. Dovevi per forza andare lì. Vabbè. Va bene. Per cui mangiamo. Io direi che l'ultima cosa che possiamo fare è raccontare a Rufino della nave nemica, così concludiamo un po' la giornata. Dov'è Rufino? Dopo lo chiamiamo da noi. Chiama da te. Dopodiché potremmo affilare anche la spada, no? Mentre lo aspettiamo. Cambia con... Ah sì, può indossare la cotta di maglia, però non ce la vedo tanto per Frida, per cui la useremo solo in caso di necessità, qualora i nostri compiti richiedono di avere... Oh! Racconta della nave nemica, Rufino. Sì, era da affilare questa spada, in effetti. E ti sei tagliata? Beh, capita se non guardi la spada mentre saggi la lama. Rufino, dobbiamo dirti una cosa. Alzati, per favore. Sai, quel tizio che abbiamo trovato non è proprio un macio. E sì, poi c'erano dei magi che ci hanno colpito. Hanno sparato sulla vostra nave. Vieni alla mappa tattica e mostrami dove vi hanno attaccati. Va bene. Comunque, mi piace, breve parentesi, l'aspetto che hanno questi mobili, perché non sono curati benissimo, per cui dà proprio il senso di rovine. Cioè, la sala del trono è un po' malandata. Cioè, si vede che è rimasta così per anni e anni e anni. Probabilmente dalla morte di Lydia. Probabilmente Lydia l'aveva arredata così, però poi è rimasta tale. Per cui, cos'è? Discuti della nave nemica alla mappa tattica. Discuti della nave ostile. Con Rufino, ovviamente. Andiamo, Rufino, lascia perdere Rustica. La che? Vabbè, quello che è, insomma. Lascia stare Rustica, vieni qua e dedichiamoci un po' alla tattica. Questo è il risico di The Sims Medieval. Adesso vedrete. Non siamo lontani dalla costa, solo poco più sud di questa posizione. Ci hanno attaccati dopo che abbiamo trovato i rottami dell'altra nave. Sì, per cui li aspettavano, in pratica, dai. Volevano vedere se qualcuno sarebbe arrivato. Che strano, quelle acque non hanno fama di essere particolarmente pericolose. Sono vicine alle rotte commerciali di Tredoni e a volte attirano i pirati di Arbiville, ma di solito non coinvolgono altri regni nei loro conflitti. Questo mi puzza, in effetti. E con questo è... Dai, un'altra mossa, ragazzi, siete vicini allo scacco matto. Scacco matto, brava Frida. No, purtroppo non funziona così. E vabbè. Dai, diteci qualcos'altro, io sono curiosa. Maledizione, non è possibile. Tutta questa cosa non ha senso. Ho convocato i nostri esploratori. Spero che riescano a chiarire la situazione. Proprio infuriato. Dobbiamo accertarci che Sacre Rovine sia pronta nel caso che la situazione precipiti. Stai calmo, stai calmo. Va bene, adesso che dovremo fare? Ricevi un resoconto da Rustica, l'esploratrice, e ascolta il resoconto da Parigi, l'esploratore. Va bene. Però io direi che per oggi ci fermiamo qua, per cui lei adesso andrà a scrivere documenti reali.
E quindi si è a sbrigare un po' di cosucce burocratiche, per cui io direi che ci fermiamo qua per questo episodio. Spero che il primo vi sia piaciuto. Sì, lo so che non è stato esaltante, però logicamente, essendo un episodio introduttivo, non potevamo vedere chissà che cosa. Comunque è un'ambizione che promette molto bene, perché sì, questa guerra tra i nobili e i pirati direi che sembra essere interessante, ecco. Per cui grazie a tutti per aver guardato questo episodio, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate che a me fa sempre molto piacere, se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi nessuna puntata di questa serie, vi ricordo che nell'info box del video, per cui nella descrizione, potete trovare tutte le informazioni necessarie, per cui playlist delle serie attualmente attive, ma anche terminate, logicamente riguardanti sia The Sims sia altri videogiochi. Link ai canali dei miei amici youtubers, ai quali vi invito a iscrivervi, link al blog su The Sims, link alla pagina Facebook, ID Origin se volete che rimaniamo amici su Origin, ma anche è lo stesso ID che uso in galleria di The Sims 4, per cui richiedetemi pure amicizie, seguitemi anche su The Sims 4. Grazie a tutti di nuovo per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti! By some father of mine, welcome you, darkness caressing me.